Buongiorno a tutti, ben arrivati. Oggi è venerdì e parliamo un po' e giochiamo e parliamo un po' di Pauper. È una mia mezza brio oggi, quindi sono <coughs> abbastanza contento di portarvela perché è mezza, perché in realtà Banti iniziativa è un mazzo che è già esistito, non mi facevano impazzire le liste che c'erano, quindi ho cercato di creare qualcosina che mi si fittasse leggermente di più addosso. Ho già individuato qualche problema mentre giocavo questa league, adesso ve la spiego già nella deck tech, secondo me, dove si può andare a migliorare. Ma prima di iniziare, mi raccomando: sempre like al video, iscrizione al canale e ricordatevi sempre che tutto questo. È in una serie di, eh, fa parte di una serie di video in preparazione al Pauper Geddon del 26 marzo per me che lo giocherò, anche per voi se lo giocherete e per tutti voi anche in preparazione del torneo del 12 marzo che commenterò eh, sulla pagina, sulla live streaming del labirinto di bollate dove ci sarà appunto questo torneo che darà un bye per il Pauper Geddon quindi io e Alessandro Saponara commenteremo l'evento mi raccomando giocatelo o seguitelo in live vi lascio il link in descrizione per tutto quanto allora vediamo un po' questa lista di bant iniziativa con delle carte che in pauper si giocano o si giocano meno abbiamo 23 terre sono tante ma siamo un ramp deck vediamo come l'abbiamo montato ci sono 6 sì, no, bounce di cui 4 Selesnia Sanctuary e uh, no, 3 Simic Grow Chamber. Adesso vi vado a spiegare perché. Sembrano tante. Non abbiamo lande che effettivamente hanno bisogno di essere uh, rimbalzate. Potremmo andare a inserirle. Devo solo capire come fare a incastrarle. Delle, lande, delle terre che danno due mana. Abbiamo 2 Rainwood Falls e uh, un Arctic Tree Line. Quindi due land che ci danno Simic, una land che ci, ci dà Selesnia, non Gainland perché giochiamo tre copie di Mule e Moss, quindi vogliamo essere mh, vogliamo averle disponibili come eh, cercata per il nostro mh, slando preferito poi abbiamo quattro land che vanno al cimitero sono un Ash Barrens per cercare il Fixer che ci serve di più e tre Broker Sideout che è la Fetch dei nostri colori Evolving Wilds ma nel nostro caso è meglio fa da Gainland quindi eh, ci piace, anzi, anzi, in realtà funziona meglio grazie al nostro Arboreal Grazer di cui giochiamo 4 copie perché come entra si sacrifica e se dovessimo fare un turno 1 tipo Arboreal Grazer, Forest and 2 Broker Side Out, avremmo già 3 mana potenziali il turno 2 mentre con Evolving Wilds entrando tappata la Landa con Arboral Graser non riusciremo a saccarla. Poi abbiamo 1 2 3 4 5 foreste, due isole e due pianure. La mana base è un po' tagliata con l'accetta. Prendetela come viene, eh, potrebbe essere tranquillamente migliorabile, sicuramente nel senso che potremmo mettere una cycle land verde, ehm, piuttosto che qualcosa di diverso, ma la manabase nel montare un mazzo è il punto che mi dà più fastidio. Qual era l'idea dietro questo mazzo? Era di montare un deck iniziativa che avesse. Eh, dato che è una meccanica che ho sfruttato ancora poco, volevo studiarmela un attimo. Che avesse dei matchup, ok, sia con Affinity che con eh, Mono Red, quindi diciamo gli, i, i grossi imperatori del formato. Ecco, mettiamola così: anzi, tre, i quattro imperatori, che secondo me in questo momento sono eh, Affinity BV, ehm, Affinity Cool Dota Terror e BV in ordine di quanto sono giocati i mazzi. Non credo che con nessuno di loro abbiamo un brutto matchup, anzi lo vedrete anche durante eh, la lega che andiamo a giocarci. Parliamo un po' delle creature, perché giustamente essendo un'iniziativa deck abbiamo abbastanza creature per poterci permettere di dare ehm, potenziale all'ultimo step di, eh, di iniziativa. appunto. Allora, questo, questo, doppia di questi, questo, eccole qua. No, oh, qua sono tutte creature. Allora, partiamo dai drop più bassi. Abbiamo 4 per di Arbor Arborel Grazer che è una... Mh, secondo me in questo momento è uno step sopra alla combo eh, Arborelf più eh, Utopia Sprawl. Perché è vero che Arborelf più Utopia Sprawl ci dà molto eh, vantaggio, ma ci dà potenzialmente 4 mana di secondo invece di 3, che è una cosa chiaramente più forte. Quindi potremmo riuscire a fare un turno prima iniziativa ma Grazer ha la grandissimo upside di essere uno 0-3 che quando entra ha già fatto il suo quindi una creatura con cui possiamo andare a ci bloccare tranquillamente un pezzo senza sentirci in colpa diciamo o senza perdere il vantaggio umano che potremmo andare a creare perché se noi facciamo terra Grazer il Grazer si prende un botto così la monastery passa se noi funziona meglio che fare terra arbore elf e l'arbore elf si prende un botto noi di turno Abbiamo comunque solamente due mana invece di tre disponibili con Grazer. Quindi, secondo me, è un grande upside. E poi una cosa che mi viene dal Modern: quando giocavo contro Botti e giocavo Amulet, la partenza più forte che potevi fare era sempre Foresta Grazer in tu Landa, che poi il secondo turno mi darà tre mana. Cioè in totale tre mana, perché Grazer comunque è un ottimo blocco secondo me, è un pezzo che quando entra fa il suo come praticamente tutti quelli o quasi che vedete nel mazzo. Il secondo 4x che gioco è Coiling Oracle, non so se il 4x sia giusto, <coughs> non si possa scendere di una copia per andare a inserire un mono removal nel mazzo o quella carta che blinca, vediamo se... Eh, ce l'ho da qualche parte perché secondo me ce l'avevo eccola qua o uno, uno per di Settle Beyond Reality però comunque diciamo che eh, è una carta super interessante perché ci permette di fare vantaggio si cicla o rampa che è la cosa che ci interessa per arrivare a fare velocemente iniziativa e anche lui, una volta che è entrato, il suo l'ha fatto, sono tutti pezzi che si ciclano e parano, si ciclano e parano, si ciclano e parano facendo dei micro vantaggi per noi fino a che non andremo a giocare le nostre eh, value spell. Due copie di Seagate Oracle per il, diciamo in realtà la curva 3, nel senso che mi sembrava abbastanza vuota a parte mulrift evocati, quindi ho deciso di inserire la creatura che a costo 3 mi sembrava più impattante. E con la difesa cioè con la costituzione più grossa che mi veniva in mente che facesse qualcosa di bello quando entrava quindi fosse un bel target anche per gli effimere e i ghostly flicker che andiamo a giocare ci fa vantaggio anche lei si cicla bene e para quindi tanta roba monocopia di stoner dignitary che è una delle creature più forti per noi e più fastidiose per gli avversari soprattutto se giochiamo in mazzo, un mazzo iniziativa per stallare per almeno un paio di turni e essere sicuri di avere dalla nostra parte iniziativa mi sembrava un auto Include the main e una copia di side se dovessimo andare a trovare un altro antimeta deck che è Bogles. Non, secondo me è una delle carte più forti che possiamo trovare in quel matchup. E non abbiamo poi eh, 4 per di Muldrifter, creatura che io adoro e non credo di <coughs> voler giocare mai un ramp deck col blu senza includere direttamente 4 per di Drifter. Poi girato dell'ultimo step di iniziativa è gigantesco, quindi lo volevo. 2 per Mnemonic Wall. Per i momenti in cui riusciamo ad avere tanto mana e riusciamo a sfruttare Mnemonic in un loop con in un mini loop o diciamo soft loop, ecco, così, con Ephemerate o eh, Ghostly Flicker, piuttosto che con Pulso Fumurasa che ci permette di fare un vantaggio incredibile contro i mazzi grindosi o ehm, contro Burn in particolare. E poi 5 pezzi con iniziativa, 4 per di Goliath Paladin e 1 di Avenging Hunter. Ne volevo più di 4 per essere sicuro di vederli abbastanza spesso. Preferisco sempre giocando Control più ehm, Goliath Paladin, anche perché giochiamo doppia coppia di Prismatic Strength. E quindi mi sentivo più tranquillo ad avere il 3-6 con Vigilance piuttosto che il 5-4 con Trample, che comunque ci fa da pezzo aggiuntivo, dato che è. Ehm l'altro pezzo nei colori che mi veniva in mente per poterci andare a prendere eh, iniziativa si può andare a pensare anche di giocare il pezzo blu che fa monarca invece di quello che fa iniziativa ma eh, preferisco avere a disposizione eh, Avenging Hunter Unico problema che mi viene in mente da dirvi sulla manabase è che presumibilmente in realtà proprio parlando di blu e di verde ci manca una fonte di blu, quindi potrebbe essere una buona idea andare a aggiungere un'isola tagliando una delle foreste o mettere un'altra Rhinewood Falls ehm, se vogliamo andare a giocarla. Poi, eh, come vi dicevo, abbiamo il 4 pair di Blink Effect, quindi 3 pair di Ephemerate e 1 pair di Ghostly Flicker che pensavo fosse pesante, in realtà abbiamo dei target fantastici in questo mazzo non abbiamo a disposizione mana di tron non possiamo fare mana infinito ma una volta arrivati in late game che è il punto dove tendiamo a voler arrivare sempre diventa veramente eh, un incastro complicato per gestire per, da gestire per tutti i nostri avversari e diventa fortissimo per noi ci fa un value esagerato value che si ripropone anche con pulso fumurasa che fa un po' da omen of the dead per noi eh, questa carta l'ho inserita proprio pensando all'interazione core skyfisher omen of the dead ok ho detto pulso fumurasa e ehm, Mnemonic Call ci permette di continuare a ciclarli eh, continuando ad andare a recuperare vite e recuperare board contro i mazzi, dove si grinda particolarmente. Vi ho già parlato di due Prismatic Strands come spell protettiva, sia per monorosso per i botti in testa, sia per mantenersi iniziativa. Altre spell di protezione sono due copie di counter. Spell, solamente due, perché il doppio mana in questo mazzo, eh, per quanto riguarda il mana blu, è una richiesta molto intensa, quindi ho deciso di avere, sì, ehm, de de dell'interazione con le spell in pila, che però si potesse gestire nei turni da mid a late game, a meno di pescate dritte con le terre, di necessità di farlo prima, però la mia idea era poter counterare i pezzi grossi dell'avversario dopo aver fatto i nostri, dato che noi puntiamo ad accelerare più dell'avversario andando oltre il suo mana, quindi avendo sempre dalla nostra il vantaggio mana quindi counter spell sì ma per il late game per l'early game ho puntato ad avere triplo snap che con 7 bounce land arrivando da famigli come formazione diciamo mi sembrava un una removal abbastanza interessante non ci servono removal secchi nonostante nel video poi ve ne parli vi dica che secondo me vanno inseriti a fine della league vi posso dire che questa è la prima league dove ho montato il mazzo e l'ho giocato quindi sono le prime 5 partite che ho fatto quindi le mie opinioni variano un po' magari durante la league adesso vi dico che secondo me con snap e con il nostro piano di fare molti blocchi e nebbie possiamo stare tranquillamente sopra dei matchup anche dove potrebbero servire i removal che magari possiamo andare a mettere di side se proprio, proprio volessimo o ripeto possiamo andare a mettere un settle beyond the reality eh, main deck matchup tipo contro ubi terror o similari eh, ultima carta che ho voluto inserire assolutamente era muoli acid moss perché credo che il matchup contro on non sia fantastico quindi eh, se riuscissi fossimo riusciti ad andare a incastrare un loop o comunque un mini loop di muoli più um Memory Quall sarebbe stato in realtà dalla nostra parte il matchup andando un po' a risistemare il tutto e in più pensando sempre al vantaggio mana ho detto quindi quando prendo GV iniziativa voglio anche io avere degli islandi che posso fare su, sulle sue lande incantate perché loro tendono a incantare le lande e se, avete, se, se, se i giocatori che hanno un Arbor Elf, giustamente di solito incantano sempre una landa per potersi permettere di fare più mana con Arbor Elf. Quindi mi sembrava una buona carta da andare a inserire e poi ci permette di svuotarci il mazzo cercando le nostre lande. E comunque nei matchup grindosi, dove tendiamo a essere, sono i matchup che vorrei giocare più tranquillamente, è un'ottima finisher, nel senso che nel momento in cui riusciamo a luppare mollech di boss più mnemonic wall in late game... Eh, noi pescheremo sempre, sempre meglio perché ci togliamo delle eh, foreste dal mazzo e il nostro avversario rimarrà sempre più a corto di risorse dandoci la possibilità di sfruttare l'iniziativa. È un mazzo abbastanza, eh, secondo me, difficile da andare a interpretare ma con del potenziale molto molto alto. La nostra side che è tutto chiaramente in divenire perché giustamente l'ho montata con in testa delle idee è composta di... 6 carte per mono red, quindi no, in realtà 7 carte per mono, 8 carte per mono red, anche se Donbringer non è proprio del matchup, ci sta bene, ma non credo sia incredibile. Abbiamo 4 per Hydroblast, 2 per Weather the Storm, un Donbringer Critic e un altro Stoner Dignity, secondo me fortissimo nel matchup. 4 per Revoke Existence per Affinity e aure. Contro aure va benissimo anche Stoner Dignitary e Donbringer Cleric. Sono fantastici secondo me. 3 per di Hate contro il cimitero, perché non voglio perdere da mazzi a caso, tipo Cycle Storm, che non è a caso, ma non si trova molto eh, diciamo normalmente o reanimator o similari 3xd8 che non è fantastico perché relic of progenitus ci dà dei problemi con il nostro mnemonic wall però dovevo andare a gestire qualcosa quindi questa mi sembrava una soluzione abbastanza buona per eh, il matchup, ah, beh, è anche forte contro Ubi terror Dove andiamo a sideare anche, ehm, in realtà, No, in realtà soltanto queste tre carte. Perché credo che stiamo sopra con il matchup. Ehm, per BV, non ho tantissima roba. Ho le relic che fanno value secondo me. E basta. In realtà dovrei andare a giocare degli slot per quel matchup. Non ho ancora bene in testa quali perché non ho molta esperienza. Col mazzo, però devo dire che mi sono divertito tantissimo a giocarlo, gli ho dato un voto, un voto anche alto per il Ghadon A tutti i mazzi che sto giocando pauper vengono votati per il pauper geddon ehm, gli do secondo me il mio rate giusto per farvi capire quanto li valuto buoni o meno per affrontare quel torneo a fine del video quindi mi raccomando guardate tutto fino in fondo o andate a vedere quanto gli do ehm, questo è quanto il mazzo è difficile secondo me nel senso che è da gestire non è proprio facilissimo all'inizio ma devo dire che sono molto soddisfatto di come è andato fatemi sapere cosa ne pensate poi nei commenti Primo match e ho trovato uno che spero che non segua il suo nick. Siamo contro asfaltatore, siamo sul play. Abbiamo due mana di primo, e prima che poi ci fermiamo. Giochiamo 23 lande e credo che possiamo fare di meglio. E va benino. Keep. Credo di mettere via strength. Done. Facciamo. Terra, grazer. La carta più forte di Magic. Già subito. Turno 1. Ok. Ok, appoggio questa, prendo blu, tocca a te. E già Sini Cramp, certo non ho il bianco per Ephemerit, però tutta questione di attimi. Durezza, di primo durezza potrebbe essere tipo Goblin. Contro il combo non credo che stia messi... Benissimo, però. Nella vita si sa mai. Facciamo bianco. Passo. Vai. Abbiamo solo carte che fanno value nel nostro mazzo. Mm. Cosa sei? Solo carte che fanno value quindi, insomma. Cioè. Qua secondo me conviene fare questa, pagare così, evoke sperare di pescare un effemerate, che non è arrivato ma va bene. Dopo abbiamo anche Coiling ora col Vai. Addu... miseria aggressività. Non ho ben capito quale combo tu sia. Seconda scry. Prima ha fatto bottom. Poi ha fatto pesco 2 scry and Bottom. Non ho chiarissimo. Ma secondo me sei Altar Tron. Però Altar Tron. No, non è vero perché non ha le Vault of Whisper. Cioè, almeno la versione che gioco io non ha le Vault of Whisper. Facciamo così: santuario. Rimbalziamo in mano isola. E poi facciamo. Riesco a fare tutti e due i pezzi. No, in realtà. A questo punto facciamo Coiling Oracle. Sentendoci dei veri signori. E Arctic Three line in campo passo. Vai. problema che poi noi comunque abbiamo una landa blu sola in realtà. Hmm. Cosa sei? Vediamo. Ah, i Goblin. Non mi aspettavo il Crystal Grotto, cioè ho pensato a Goblin, però non. Non credevo che i Crystal Grotto fossero una carta. impattante. Ok. E qua meno io. Meno. Tradiamo questo pezzo col tuo. Vai. Non tradi. Debole. Va bene. Mm. Ok. Forse ci mangano, mangano delle lande col blu. Nel senso che noi comunque di blu base abbiamo una. Perché no? La 3-9 è foresta piena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sette fonti blu e ben tanto blu. Metter l'ottava. Perché poi con le brokers mi sono detto, vabbè, ma in realtà c'è anche quello. si sì, trasmuti, non ti posso dire nulla. First day of class. Si, sì. io paro eh. Il nostro Grazer incredibile. Questo counter spell mi fa venire voglia di aspettare perché possiamo counterare tipo First Day of Class. Vai. In realtà potevo non aspettare, facevo Seagate e poi mi stappavo due lande con Snap. Eh, lui ha fatto questo, va bene. Credo di counterare First Day of Class in realtà. Come dirti di no. Non so, può avere Pyroblast main deck. Beh, ma non può tirarmela quindi insomma va bene. Sacca Matrona Goblin. Sacca putre di imp Counter spell qua. Ok, beh, poteva tirarmi ancora. Se il secondo Fratel of Class, non mi vedevo freschissimissimissimo Però non ce l'aveva. Facciamo lui. E qua io. Porca miseria. Allora, 1, 2, 3, 4, C mnemonico su counter sphere fico ma credo di prendere Goliath paladin mi faccio snap qua sopra stappo questa e questa ne sono 2 3 4 5 ok Vado a prendere una foresta, che gioco. Ho uno snap attivo ancora. Vai, tocca a te. Abbiamo uno snap attivo. si fate le sloting. Tre carte per lui. A otto mi fai dei danni. Rifai looting. Io credo di bouncer a fine turno in voker, devo fare. Facciamo via invoker, stappo questi due qua. Cazzo tanto non ci interessa. Ok, stappo pesco. Facciamo lo swell. E mettiamo tra, -tra -la. beh, Ma io qua vado di value più totale proprio possibile. in una foresta non ho i giorni turn over nel mazzo che è un male in realtà ha prismatic strength che non posso tirare fico. vai vai pure tocca a te mm. Secondo di quelli non mi cambia nulla, nel senso che tanto che già che ne ha giù uno per me è problematico. Dopo facciamo stash e godiamo... No, scusatemi. Aia. Dopo. Eh, dopo boh, vediamo cosa esce. Goblin matrona che prende goblin matrona che prende goblin matrona. Quindi lui vuole andare sul piano agro. E poi io faccio arena e faccio minare questo putrid goblin in maniera tale da togliere... Beh, ma tanto lui ha già un segnalino. Non so quanto mi convenga. Va bene. 100 pezzi per te. Forse mi conviene fare un tesoro, avere triple blu. Vediamo. Arena o stash? Ma facciamo arena. E faccio gold su questo. Sbatti, un po' sbatti se posso dire. Dopo voglio fare archivio. Si, microchamber. Mi rimbalzo questa. Faccio grazer. Faccio questa. Allora, dopo io credo di menare comunque così. Se vuole dare dei pezzi, bene. Dopo abbiamo prismatic strength. Lui Ha due carte e una Flame Waking bunker. Sì, va bene, va bene. Avanzano quattro pezzi, noi abbiamo tre blocchi. Gli facciamo partire tre pezzi e poi, no, gli facciamo partire uno solo. Vabbè, fa niente. Eh, disputa su Wellspring è una bella partenza. giorni 2 over c'è cioè, proprio bruciato questa cosa totalmente c'erano cioè, degli slot secondo me Va eh? bene è che questa è una lista prototipo quindi insomma è idealmente quello che vogliamo ma non, non ne siamo ancora certi Sì sta ciclando il mazzo va bene Mm. Peccato che non abbiamo un blocco per questi due. Ne ammazzo uno solo. facciamo strength preveniamo i danni da rosso dopo no, lui secondo me no beh non deve parare per forza beh perché abbiamo saltato trap se non devo parlare per forza No, no, non è vero 3, 6, 3, 4, 5, 6, no, sì, sì, doveva parlare per forza. Però tanto c'è questo che veniva barato tranquillamente. Dopo peschiamo una figurina. Ok. Siamo ancora i padroni dell'Under City. Pesco. Ma no, questo non è affatto male come pescata. Credo di pescare due con Drifter qua. No, forse faccio lui. Che se vedo un muro riprendo counterspell Prendo un altro goliath Prendo foresta Prendo foresta vai In teoria il turno dopo io vinco Se non vince lui adesso perché comunque alla sua combo non possiamo dire molto, credo. Adesso ci ragioniamo perché ha comunque un prismatic strength al cimitero. Ma non mi va di fargli fare tutta la combo inutilmente, quindi se ce l'ha ce l'ha. Cioè se non posso farci niente, concediamo, non gli faccio perdere tempo, che non mi sembra una cosa molto carina. <coughs> avversario amico mio, io te la faccio fare, però fammi vedere qualcosa perché se no, eh, giustamente che lui si starà, si starà chiedendo cosa ho in mano, giustamente io poi gioco solo doppio counters per quindi insomma, un po' pochino Mm, no, veramente Devo mettere I giorni turnover di main Perché di main dobbiamo tagliare tipo Due slot per i giorni turnover Secondo me Un Seagate Oracle, forse così Non ne ho neanche uno Forse un Coiling e un Seagate Giorni turnover Eccolo qua o forse un ghostly flicker e un coiling. Due lì, credo un altro di side, tagliando una relic, così. Se così mi piace di più. Vediamo. Magari mi ha scritto qualcosa. Sta solo pensando. Che giustamente lui poi dopo perde. Quindi ci sta che adesso ci pensi un attimo. Perde del rebound di Ephemerator su Paladino. Noi abbiamo questa ottima prismatica su rosso. Perché io non ho visto vabbè ma se c'è flame wake invoker ok che cioè il suo combo in realtà non passa dal cast quindi non... nessun problema nel farla nel nostro turno si sì, pesca si sì, pesca poi a 2 3, 4, 5 non so quanti danni faccia, 8 vediamo un mattrona, matrona, vabbè Icor Well Spring, vediamo se lo trovo ok no ce cioè, la siamo portata a casa, poi pescavamo cose inutili perché pescavamo anche Hunter quanti counters per sto giocando? Due, no? Ah, perché l'ho messo sotto rimischiato. Va bene. Allora, andiamo a Mercury. Le Hydroblast e le Relic sicuramente. Probabilmente anche le Revoke Existence non sono così male. Snap non mi fa impazzire. Gli Slanding, questo matchup, non servono. E secondo me neanche Stonehorn in particolare. Un'iniziativa la posso tagliare. I crazer mi piacciono perché mi fanno vantaggio mana e a noi serve Presumo di poter tagliare un ghost flicker perché lui non ha troppi removal Secondo me così ci sta mm. Forse un gli snap non sono... beh oddio però non sono male due snap eh. Via pulse of murasa Non si gate Due Revoke existence solo per le lande. Sarà troppo? Boh, se vedo che è troppo su G3, lo tolgo. Forse è veramente un oversizedata incredibile. Beh, dai, keep. No, facciamo Grazer in Growth chamber. La carta più forte del Magic colpisce ancora. Lui abbiamo un ligato a 5. Noi Abbiamo comunque un'ottima mano con anche Hydroblast. Non abbiamo più Hydrogast. Però comunque il resto della mano è ok. Facciamo tre mana di primo, di secondo, scusatemi. Con Seagate Oracle. Eh beh, relic è una pescatina, eh. Vai, tocca a te. Di secondo facciamo... Penso Seagate. Tanto lì è, è veramente indietro di Lande. Cioè... Mmmm. Forse facciamo tipo questa e questa. C'ho un broker side out, vado a prendermi boh. Una pianura. Un no, un'isola, vogliamo i doppio blu noi. Tocca a te. Non abbiamo il mana per attivarla però. Busch, 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 busch. Devo fare terra stappata forse eh. Ok. Beh dai, cioè. Voglio dire. Facciamo seguito oracolo, andiamo avanti col mana. Produciamo la nostra partita. Prendiamo coiling qua che fa un po' più di vantaggio di arboreal grazer, passo. Ho sbagliato, non devo mai, mai fare auto heal con questo mazzo perché ogni cosa va fatta con la tempistica giusta. Beh lui che si è bruciato sta roba non è male. Eh. Ok. Qua facciamo un'ottima coiling oracle Always shield Prendiamo un bianco Poi Faccio un verde Mi rimbalzo foresta Faccio Arboreal grazer Faccio foresta e vai tanto non ho pezzi con cui attaccare ma anche qua stiamo aspettando un pezzo che ci faccia value ancora basta con gli auto heal Flavio basta non vorrei perdere questa partita se posso proprio scegliere storm count 2. Dai. Al allora. dischiero, eh, la vecchiaia. Ci pensa. Chissà cosa pensa. Ok. Lui avrà messo degli 8 per gli artefatti, supponiamo. Che nel formato non mi vengono in mente tantissime carte forti contro il cimitero come Relic. Noi alla fine abbiamo sì Prismatic Strands che passa dal cimitero, ma non è essenziale al nostro game plan. Quindi insomma. Facciamo una roba. Intanto scusami, giusto per. Almeno gli ho risalvato il target. Oh, ma che bello! 4, 2 4 5: sì e ci andiamo a prendere una foresta, passo. Abbiamo anche un pezzo con cui menare, facciamo vantaggio. Tanto, faremo sempre a due. E ci pescheremo Questa figurina Ci pescheremo Il tappo pesco Ma Facciamo l'host well Scraiamo bello per favore Secondo paladino lo vorrei Mi spiace perché devo mettere sotto un grazer Sono un po' triste però Prendiamo il secondo blu qua e lo appoggiamo Come se aveva... Oh che ho tappato un male in più Vabbè Ops eh, Arena Facciamo arena Su questo Terra passo Vai pure E gli facciamo perdere Skirk Prospector che mi sembra un piano perché lui senza prospect. Beh, volevo dire, potevamo fargli perdere anche Putrid Goblin e attivare Relic, eh, però... Ok, se lo sacca. Va bene. Sì, forse era meglio farlo su Putrid perché non ci traeva nessun vantaggio. Però volevo togliere proprio quel mana, in realtà io... Oh, prendo un secondo Skirk. Voilà, va bene. Possiamo attaccare con nostri poladini, tra l'altro hanno tutti i vigilance. Eh, mi ero scordato di sta roba. Sì, eh, peschiamo. Archivio. Pesco una bella figurina. Ma neanche per il cazzo, però voglio dire. Attacchiamo con questi. Facciamo terra, passo. Cioè, potrei attaccare addirittura con Coiling Oracle. Per dire la bruttezza della situazione per lui. A due faccio secondo putrido. Secondo putrido non è bellissimo per me. E qua facciamo trono. E vediamo di girare un missile. Bello Homoldritter che pesca due carte. Oh, e counterspell bravi, posso dire. Abbastanza bravi. Rimbalziamo questa. Attacchiamo per, Beh, lui è abbastanza inutile che attacchi. In realtà, attacchiamo così. Vabbè, Prospector va bene, di per sé non fa niente. Sacca lei, sacca Rosio, sacca Goblin Putrido. Noi facciamo Counter-Spell su questa qua. Cazzo mi fa male infinito due volte Ops Esiliamo lui da un altro in realtà Poi facciamo Snap non ho più blu Non ho più blu Va bene Cazzo non ho più blu Non avere più blu è problematica Come cosa Sì, Devo mettere decisamente del blu aggiuntivo Beh il tuo persist se ne va Se no, eh, Ok hai tanto mana rosso Il problema è che, se io anche fa, qua faccio, previeni il danno dal rosso. Vai, io qua posso fare F6 senza problemi. Perché poi il suo effetto di first of Class finisce ora. Ok, partita finita. Il nostro Oppo ha scombato agli ultimi minuti. Mi ha detto che aveva flaring pain in mano. Nel mazzo, però, purtroppo gli ho risposto che a vederlo concedevo subito, non vedendolo, non concedo istantaneamente perché io odio perdere quando gioco combo per il tempo. Ma non, se non vedo la carta che mi fa vincere, non concedo. Quindi mi spiace per lui a saperlo e a vederla. Avrebbe vinto questa partita, avremmo fatto G3. E niente, ce la siamo portata a casa subito G1. Tanto value per noi, tanto value. Siamo sempre sul play ed è il secondo game. Keep perché ho ancora incredibilmente Arboreal Grazer in mano con la possibilità di fare triplo mana di secondo Muldrifter per fare del value. Minchia ragazzi Arboreal Grazer, carta più forte di Magic. Non smetterò mai di dirlo e di pensarlo. Devo comprarne un set foil giappo da incorniciare a casa. Ok. Mm -hmm. Doppio blu e Counterspell. Il value Muldrifter Evocazzo. Vai, non è vero. Non sti, sti, è okay. Non bene, non bene. Posso dire non bene? Qua dobbiamo pescare una landa. Sì, Brainstorm. Quando gioca lui mm, Ubi Terror per fare dei Brainstorm così. Potrebbe essere quello. Tireless Strike. Ne sto avendo tanti in questo momento nel meta. No, ok. Eh, terror si è buttato via una terra quindi ne ha un po'. Cazzo. E vai. Sbatti il fatto che non abbiamo pescato una landa. Ne giochiamo 24. Tipo, qua comunque avere i removal sarebbe stato forte. 23, 23. 1, 2, 3 in meno di costa, terrore. Abbiamo doppia, doppio pezzo con uh, per fare iniziativa, ma niente che. Va bene, qua i, devo counterare i terrori o le rane, non questi. Sì. 1 2 3 Vabbè, vai a nove carte in mano, va bene, vai in discard di due, non ti countero questa di Panalysis Fossi stato a zero carte. Vai incredibile, incredibile, sì. Eh dobbiamo fare Quella quell'Avenging Hunter o quel Paladino, sì. Però anche lui ha Counter Spell in mano. Beh, non credo che me lo farà su una scimmia infatti, mai. Se peschiamo un'altra terra, dopo possiamo fare Avenging hunter con Counter Spell dietro. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Beh, c'è da dire che adesso lui può fare anche tipo una rana, noi possiamo provare a snappargliela. No, noi possiamo fare... Lui fa rana, noi facciamo Counter Spell, lui fa Counter Spell, noi facciamo snap e facciamo Avenging hunter Non mi sembra malissimo come cosa. Ah, terrore. Però dobbiamo fare i counter. Per sopra. E il secondo che fa. Oh, Spell Pierce. Cazzo, non mi aspettavo che sarebbe stato forte contro di noi. invece, va bene. Ok, Rana. Noi qua facciamo. Snap qua. Non avere dispel. Bravo. Facciamo così. E poi facciamo 3-4-5. Avenging Hunter. Che va a prendere bianco. Non abbiamo ancora fatto terra. Quindi facciamo anche oracolo. Ok, e prendiamo snap. Tocca a te anche muro. Snap non è male, eh. Comunque, se posso dire la mia da Hunter, secondo me, se mi dà la possibilità di diciamo, bloccare, ci blocca istantaneamente. Tipo, vabbè, lui può avere un. Aspetta, facciamo così: mettiamo davanti i due pezzi qua. Ah, ok. Paro. Lui ha 5 carte e ha tirato 0 counterspell Quindi immaginiamo che ne abbia almeno uno. Facciamo lo swell. Facciamo dello scry. Ok, prendiamo sotto questo, sopra questo. Vediamo se fa cose. Ok. A questo punto facciamo 2-3-4-5. Paladino. Avrà, ma perché? Cioè, boh, io avrei fatto sempre counter per sul rimbalzino. Però va bene. Ci ritarda di un pezzo. Noi siamo contenti. Meniamo con il nostro Seagate Oracle. Vai. Dopo facciamo un attimo token tesoro. Secondo me qua fa anche rana. Facciamo un mnemonic wall snap alla grandissima, direi proprio. E quella rana la ritiriamo il prossimo turno. Qua facciamo. Aspetta, com'era stash? Facciamo un treasure token, che dopo non peschiamo. Però abbiamo un blocco in più ok allora facciamo 2 3 4 5 muro con muro riprendiamo snap yes facciamo snap qua stappo queste due e facciamo oracolo il value e prendiamo un'ottima Broker side out che prende un altro bianco E passiamo Tocca a te Adesso pariamo con un ottimo Arboreal grazer che loro lo hanno fatto Decisamente Mi può farmi un'altra rana e va bene Grazer para Lui non aveva counters per prima in mano Chissà se ce l'ha adesso No Forse sì Ma non mi interessa particolarmente Facciamo pezzo Un attimo 4-1 Castiamo drifter Cancella che lo sto pagando uno di troppo. Vediamo se a counter spell lo fingeva. A counter spell. Davveramente. Passo. Noi mettiamo davanti al nostro. Sotto Terror. Tre pezzi. E di là uno. Vediamo. Consider. A allora, counter spell è il secondo che mi tira. Ok. Sì. Importante è di non perdere questo turno la la nostra simpatica under city beh abbiamo tolto il pezzo più fastidioso e noi mettiamo un altro bel blocco adesso. Che fai? Un altro terrore? Editto. Ranotta. Va bene, quindi sei tapped out. Noi poi mettiamo un 3-6. Qua mettiamo un pezzo con Exbush. Bello per favore. Pezzo bello... Eh, molto bello questo. Pezzo bello che blocca bene le rane. Come quello che ho in mano. Ok. Prendiamo una forestitudine perché sono le ultime che ho. Facciamo ancora questo. E gli metto dei segnalini sopra. Prendiamo una foresta. Ah no, forgio lo stuel. Credo di fare lo stuel ancora. Scrai 2. Lui ha una carta in mano. E sotto, sotto, tutte e due non sono molto belle. Non farò. Devo fare forge però in realtà paro. Comunque, ok. Non non ciclerò la landa. Passo 1-2. Lui può farmi editto. Se mi fai editto, mangia muro. E un po' chi se ne frega anche, no? Ok, mi fai editto. Rana, numero 3 Ok uh, Arena Facciamo questa Più che altro perché dopo voglio pescare comunque una carta Va che bello coiling oracle una Terra, imbalzo questa Faccio terra, vai sottomesso due carte che non mi piacciono lui ha due figurine io mi faccio mangiare coiling oracle dai ditto se lo fa punto attacchi con tutte È infatti No, snuff out. Ok. Blocca questa, questa e questa. Snuff out, brutto gesto. Ok. Siamo ancora i padroni dell'iniziativa, per ora. E adesso, però, mi fai ditto. Protiamo a farlo forse prima della combat così prendiamo iniziativa per forza archivi. Anche Prismatic Strands Ephemerate con Coiling Oracle. Prendiamo questa. Facciamo effemerate qua. Facciamo drifter castri drifter... questa possiamo giocarla, facciamo drifter. Castato. Pesco 2, facciamo un ottimo arboreal grazer che non mette niente. Vai. Perdo effemerate però. Forse non paro con Mul Drifter per pescare i due, però se non parlo in realtà poi devo riattaccare indietro, quindi tanto vale. Tanto adesso metto un pezzo, poi in mano Muldrifter. Va bene. Cioè potenzialmente metto un pezzo. Una carta in mano per lui, rebound su niente. Ah no, l'abbiamo messo dopo. Ah ah. Uh, oh, bello Stonorn che ti fa saltare doppia combat. Giusto. Ah, Exproof, quindi salti due combat. Diciamo, lui. Che vede un attimo Muro Mnemonico. Che vede un attimo Ephemerit, secondo me. Yes. Diciamo Fimerate qua Grazer ok minchia il value Beh. tocca a te uff Allora, dobbiamo fare Ephemerate mnemonico. Ok. Dov'è? Che riprenderà Ephemerate. A questo punto facciamo, non credo che possiamo mai più perdere. L'ho detto, l'ho detto. La ciclo, non ho più terre nel mazzo praticamente. Poi facciamo Combat. Pazzesco, sto mazzo. Facciamo Effemerate qua. Tu salti un'altra Combat. E poi facciamo grazer con la terra e passo. Facciamo così. Tu riprendi costri il flicker e tu peschi due figurine, ok poi facciamo così tu e tu tu riprendi questi flicker facciamo flicker qua e qua Ok, a questo punto mettiamo due segnalini su questo coso, che in due turni almeno ti tu uccide e non vorrei perdere troppo tempo. Tu fai, facciamo questo qua, facciamo effimerate, yes, fantastico, facciamo terra meno. Firm rate qua. Tu riprendi i costi di flicker, ok. Yes. Facciamo tac-tac, flickero te e te. Poi passo. Tu riprendi questo, yes. Ah no, è un 4. Vai, vai. Tocca a te. Dobbiamo stare molto attenti col tempo. Quello sì, quello è una cosa da considerare. Adesso non credo di fare molto perché tanto. Facciamo così. Vabbè, dovresti essere morto uguale perché tanto noi facciamo trap su di te. E sfera e basta di nuovo, ti ammazza. E tu vieni tirato qua sopra. Che riprendi effigmate. Nel caso abbiamo counter per il cesso. Terra combat. Pasnafaut Noi facciamo Ephemerate qua Con Ephemerate Prendiamo Counterspell Facciamo Counterspell qua Ok E ce la siamo portata a casa la prima Dimir Terror Mi dici tu Dimir Terror abbiamo detto Tripla Relic of Progenitus Stonorn 1 per credo che basti. Gli Slanny, continuo a pensare che non siano del matchup. Quindi possiamo togliere tranquillamente questi tre. Il resto del mazzo mi piace perché li andiamo sopra di Value. Quindi ci sto. Mm. Relic si sta rivelando la carta più sei data della, del mazzo. Molto bene, ne sa, ne sa. Poi per il resto non credo che ci siano. Sì, lui potrebbe sidearmi in il spellbomb. Però colpisce relativo. Noi adesso abbiamo, flip, abbiamo messo quel loop perché credo che. Forse sideiamo le revoke? Bah, non credo. Cioè, Tutto il resto mi piace di più. E va bene, non ho scimmietta del mio cuore. Però fa niente dai. Facciamo Artic. No, facciamo Brokers. Foresta e lui abbiamo ligato. ok brokers foresta e coiling per cercare di fare value abbiamo del tempo da recuperare siamo dentro di un minuto quindi insomma questo mazzo ha 279 milioni di trigger Lo potevo pensarne uno un po' meno stronzo ok va bene diciamo brokers per isola Vai. 21 Tocca a te Oracolo Non mi fai counter su oracolo eh? Debole Snap Carta bella di magic Ok, allora, quella effimerita è molto rischioso in realtà contro questo matchup. Perché comunque lui è veramente. Cioè, lui è veramente, veramente, veramente carico di removal in una maniera incredibile. Però, abbiamo Snap che invece è una bella figurina. Non abbiamo Rampato che un po' mi scazza Perché contro questo mazzo essere vantaggio mana è forte cioè proprio forte forte potrebbe aver snuffato dato che ne ha messo uno al cimitero credo di fare questo e rimbalzarmi tipo questa e basta devo andare in discard di una terra credo la tapland no una foresta secondo me è il doppio bianco può tornarci comodo in qualche spot tra un po' di turni vai <ride> terrore porca troia doppio terrore è... sono grossi doppio terrore non è poco qua credo di fare grazer che mi fa simigro chamber e rimbalza questa Prossimo turno paro un terrore e provo a effimerare il pezzo. Vediamo. Potrebbe morirmi, però alla peggio faccio snap me lo recupero. Sì, va bene. Rotten reunion? Che cazzo era? Ok, esilio una carta dal cimitero e fai un 2-2, ok. Cioè se mi tira qua sopra un cast down tanto quanto è eh. ci sta pensando uno snap out Me un rimbalzo ok e eh, niente abbiamo perso questo ephemerate, però insomma voglio dire non credo di dover fare adesso iniziativa Imbalzo questa, faccio relic. E vediamo se ha counter spell. Lui ha messo la spellbomb, veramente. Ha counter spell, ok. Facciamo artic tree line e passo. <coughs> ne paro uno. Deep analysis, ok uno lo pariamo con il nostro coiling oracle che ha fatto più del dovuto un altro coiling oracle che carta incredibile effemerate ciao engine gunter aspettare aspetterà farla landa base in realtà però va bene Uh, vai, facciamo di nuovo te. Vai, parerò col nostro simpatico Arboreal Grazer. tirato doppio Counterspell: va bene, doppio Counterspell, doppio eh, Snuff Out. E si è mangiato un analysis Va bene. Fare vantaggio mano mi piace sempre contro sto mazzo, dovremmo riuscire a ucciderlo però perché urca troia, triplo è... Triplo e rana è problematicone proprio. Mm. Eh, triplo e rana è tanto. Pesco due sto turno. Iiii, che palle facciamo Relic. E eh, memonico non fa niente perché qua devo esiliarmi il cimitero. No, siamo morti. Devo pescare. Mm, non so cosa in questo spot. No, non credo di mettere comunque le voca existence. Ma si sì, va bene così. In realtà qua se pescavo prismatico, paravo rana, facevo prismatica da blu. Beh, lui si po poteva avere Counter, però. Sì, qua le removal tipo i giorni turn turnover sarebbero stati forti, veri. Ok. Abbiamo quattro mana, pescheremo sicuramente il quinto. Non ho la carta più forte di Magic in mano, ma ce ne faremo una ragione. Non si può averla sempre. Lui va a 6. Tendo a mulligare poco io, in realtà, dovrei forse mulligare di più. È una verità assoluta, ve la dico prendetela per certa. Mulligare è gratis, la prima volta praticamente. Vai pure. Facciamo già così, anche se non ha carta al cimitero, ma salvo il target. <coughs> Selesnia Sanctuary ci manca il blau come prima. Il problema secondo me della mana base è che dobbiamo aggiungere del blu. Decisamente, Grazer è arrivato carta importantissima. Cioè, importante, sì, perché se becchiamo l'anda, cittiamo poi in campo questo il turno dopo. A parte tutto. Che snap brutti ragazzi. E vabbè. C'è morto Grazer. Certo, fare un dito su Grazer. Va bene. Beh, io ti porto via un editto e una di panalisi, non mi sembra malissimo. E facciamo Avenging Gunter. Che comunque andiamo nell'Under Prendiamo un'ottima isola e Passiamo. Poi abbiamo anche Ephemerate per stare sopra eventuale su spot removal. Certo, se ci fa un altro editto non bellissimo. Devo dire, però. Ma ah, cazzo. E allora sei bravo. Sì, 1, 2, 3 in meno. Sì, la madonna. 1, 2, 3, 4, 5. Ci puoi già fare il tuo orca, Eva. Il tuo amico serpentone. Vabbè, te lo rimbalzeremo. Facciamo un Lost Well Sotto sotto queste Seagate Oracle, molto carino Noi facciamo Snap qui sopra Pagando Word Ok Ok Stappo voi. Faccio te. Non ho tenuto bene fuori il mana. Però non fa niente, dai. Potete tenere un blu stappato in realtà. Che cazzo. Eh, beh, poi prendo paladino. Mi sembra sempre più forte. Paladino. Vai pure. Credo che la chiave per vincere qua sia fare iniziativa e tenere iniziativa C'è poco da fare eh, Stash mi fa il token Stash Sì Allora Riproviamo a fare la giocatina di prima Ok, lui ha Dispel Miao E ha anche Counterspell Minchia sì. E vai Dispel e Counterspell insieme sono problematiconi <coughs> Abbiamo Ephemerate qua, eh Che non fa schifo, però Tre carte in mano per lui Non ha di panalisi al cesso Ah Rotten Reunion. E eh, qua dobbiamo fare effemerate per non perdere l'iniziativa. Non mi fa particolarmente gioia e felicità. Cazzo, doppio snaffato Vabbè, riprendiamo l'iniziativa al turno dopo. Sicuro. Cioè, a meno che non ha il tipo il terzo counter per questi cazzi. Però voglio dire. Una carta in mano per lui. Tuttora una landa. Niente di che. Noi dopo facciamo Paladino che parabello. E poi anche un 4-1 che insomma se gli mettiamo davanti al pezzo lo perde. Il problema è che non siamo riusciti a togliere il cimitero. Cioè, pezzo gliel'ho tolto, comunque però la terra. Eh, però umana. Ok, 2 Fingiamo di avere un effimerate in mano, facciamo un 4-1. Che sta fuori snuff out. Però mi ha già tirato 3 snuff out, quindi bah, Vai. Vediamo. Branza, Branza è una bella figurina, devo ammettere. Dobbiamo assolutamente tenere iniziativa a questo turno. E per assolutamente dico che lui non deve aver pescato tipo removal più editto. Un editto gliel'abbiamo fatto. Ne giocherà tre. Non ho ancora visto Cast Down, eh? C'è da dire. Però di Cast Down non è che se ne giochino più tantissimi in realtà in stelle Almeno da che mi ricordi. Ma lui non lo sa. No, beh, lui me li ha giocati già anche prima, quindi... In realtà ci sono. Tensione accumulata per questa partita. Paro tutto. Forse è Barocco solo quattro... Noi... Abbiamo tenuto iniziativa GGVP quasi. Al ah, secondo editto in mano, ok. Tre carte in mano per te. Cazzo, è rischiosissimo quello che hai fatto. Always Shield, Un bel drifter. Orca miseria Un Coiling Oracle Vabbè Il peggio che poteva capitarci in realtà Ci rimbalza una, land, una terra Tra l'altro Non fa tutto sto vantaggio che, mi, che speravo A questo punto della partita Facciamo lui Vediamo se ho pescato un altro Counterspell Sì Vabbè Coiling Oracle para il tuo pezzo, ha pescato un altro counterspell quanti counterspell mi hai tirato? Uno, due in realtà non tantissimi quindi ne ho ancora due nel mazzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 quindi qua fa landa editto e io mi gioco il coiling oracle no, non è vero non posso, non fa landa editto già questo è un passo avanti Becchia, questo non tantissimo, però va bene. Se... Landa. Una carta in mano. Andiamo a 16. Mi sa che io ho in mano una terra. Brutta questa cosa che ho pescato un'altra terra, però, eh. È vero che poi c'è anche G3, però. Non è vero? No, G3 è il cazzo. Sto già perdendo. Siamo 1-1. a uno. Ok, lui qua mi fa editto. Perdo un pezzo. Lui. Così paro uno dei due. Lui deve menare con entrambi, in realtà. qua perdo lui. Io uno lo paro perché uno solo lo paro e poi attacco indietro. Non mi sembra di essere messo così male, dai. Meno di quello che pensavo. Fa Forge, questo lo paro. intanto. non, non hai suffocating fumes open. Sì, scusatemi, né suffocating né. quello che mette i segnalini. Funks open. Iniziativa io poi ti meno faccio forgia sul mio pezzo che mena uccide uno dei tuoi. Eh, spero di pescare anche una figurina che non sia una terra. Se peschiassimo una strength, mettiamo, ricordiamoci: mettere lo stop in upkeep, Si sì. vai ah, un 7-7 terra. Ok, non avere snuff out per favore. E eh, che palle. Incredibile, tutte le volte che pesco tutte ste lande mi incazzo come una bestia. Io sì, devo fare forgia qua sopra e parare il 5/5. Tra l'altro, questa sai che ce l'ho in mano. Vai. Tu non hai altri diti di accesso? No Ok Devo parare 5-5 Perché se lui fa trap Mi ammazza Perché 7-5 Sono più di 11 Eh però ho pescato veramente una fila di lande con anche lui in mezzo che minchia 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ne gioco altre 10 nel mazzo eh parlo qua ok vorrei pescare una figurina di magica anche su turno grazie Lui due carte. Vado a uno. Immagino. Vado a uno. Cosa che supponevamo sarebbe successa. Mull Drifter. Forse mi conviene prima attaccare. Vediamo, lui con una carta in mano cos'è quella carta? Uh, non era niente di che, perfetto. Siamo 2-0 con questo mazzo, non pensavo, è più lungo da giocare di quello che... No, non è vero, sapevo che sarebbero state tutte parti lunghe, quindi ci vediamo poi per i prossimi game. Terzo game, cioè terzo match, siamo sul play per il primo game. Cosa molto, molto ficca. Urca, qua... Non mi fa particolarmente impazzire Questa mano siamo un po' lenti ah, Di terzo facciamo Seagate Perché noi facciamo terra di primo Questa di secondo Andiamo un po' troppo dritti forse Però boh. abbiamo in mano delle carte Che fanno tanto value Facciamo 3 line Vai. No in realtà devo fare broker side out Ho sbagliato Devo fare broker perché poi la terra era stappata E vabbè vediamo Magari peschiamo Un'ottima landa Ok, no. Vai tocca a te. Ho sbagliato. Devo fare questo di ter Per fare questo di terza devo fare broker side out. Siamo contro BV, secondo me, vediamo esatto. Ok, vediamo come ce la caviamo. questa è una carta ok, in realtà perché ci permette di fare Seagate Oracle, Always shield. Secondo me qua. Prendo Grazer per accelerare L'idea di prendere Snap facendo Muldrifter Snappandolo non era malissimo Però con Grazer accelero un turno Che ci sta, lo preferisco voglio andare... Comunque... La partita non sarà breve Ma voglio sviluppare prima io Le carte con iniziativa Principalmente Sì cane A lui prima si è rimbalzato per sbaglio Non andava bene allora, noi qua ci bruciamo un mana in realtà. Allora, noi qua possiamo. Sto ragionando. Allora, secondo me appoggio Santuary e mi rimbalzo Isola. Non sfruttiamo bene il mana, però appoggiamo Santuary e rimbalziamo questa Isola e passo sì, non, non sfruttiamo bene il mana però va bene prossimo turno possiamo fare drifter con open effemerate. quindi ci sto lo accetto però il grazer comunque è sempre forte chissà che minaccia ci presenta lui ne ha un po' in realtà questo è uno dei mazzi che Secondo me abbiamo più difficoltà ad andare a gestire perché il late game potrebbe fregarci. In realtà se riusciamo a proteggere bene Mnemonic Wall, E creare un loop, lui non credo ci stia dietro benissimissimissimo. Però nella vita non si sa mai. Questo tra l'altro attualmente è uno dei quattro imperatori, secondo me, perché sono affinity Terror, Burn e questo che ha sostituito Cogates. A occhio, almeno da statistiche, eh? poi. Magari mi sbaglio. Ok, rimbalza un pezzo. Un 2-3, che comunque non può passare con il nostro Grazer. Eh. Allora, questo non è male. Forse voglio comunque tenermi open. Uh, un. Facciamo prima questo, mi tengo comunque open Ephemerate se doveste fare un removal qua per... Che dite? Fa schifo prendersi un... Prendiamo una, una foresta. Fa schifo avere open Ephemerate per arborare il griseli. In realtà no, perché comunque ci porta avanti di mano, ci fa guadagnare una vita e poi ci dà un trigger per Ephemerate qua. Infatti... Ne facciamo Ephemerate qua sopra. ci porta avanti di un mana, facciamo hide out, direi. Always shield. Always shield, prendiamo. Ho preso una foresta, prendo una delle mie pianurelle. Posso prendere anche un'isola, in realtà. Ok. Basala. Lui può avere tra l'altro eh, Bojuka Bog che è un po' fastidioso ma neanche così troppo allora qua facciamo lo stuel perché credo che vada bene fare lo stuel belle tutte e due tra l'altro facciamo sopra sopra senza troppi problemi reboundiamo eh, paladino tanto non ci attacco per il momento facciamo St Dash, che faccio un mana aggiuntivo ok volevo andare a pescare io devo essere onesto e sincero però fa niente allora facciamo un mull drifter 2, 4, 5 ma così non ho blu 2, 4 secondo me così va bene che ho tutti i colori open in realtà io so che Beh, in realtà mi interessa avere questo Prismatic Strength Open. Vai. Poi dopo voglio prendere di nuovo mnemo con mnemonico Ephemerate e cercare di crearmi un loop con Muro che Blinka Paladino. E facciamo un po' di turbo iniziativa. Mm -hmm. Oversir, va bene. Sì, qua il tempo è una variabile importante anche su MTGO. Ok. diciamo per forza un 4-1 con menacce. Brutti gesti, ok. Allora, muori acid moss non è affatto male lo tiro sulla basilica ti porto indietro di uno cioè faccio indietro di tre mana praticamente per te ephemerit su di lui va bene non soffro particolarmente 1, 2, 3, 4, 5 Facciamo un altro mull drifter. Beh, lui si è fatto comunque indietro dei mana non indifferenti. Mi spiace che questo non possiamo giocarlo. Passo. Forse attacco col paladino avendone in mano un altro. Gli porto via comunque dei pezzi. Vai. È un pezzo difficile da bloccare. Vai pure. Tocca a te. Adesso rebounderai qualcosa che ti fa pescare. Qua noi possiamo fare F6 in realtà. Ho sempre in mano quelle effimere tenere al cesso. Cioè ho in mano un mnemonico, mi sono sbagliato. Sì. Possiamo anche giocare una partita dove lo slandiamo fisso, eh, però. Proviamo. Non sarebbe male lasciarli indietro di mano. Cioè, nel senso, secondo me nella partita non fa schifo come piano. Ok, lui clean up Quindi noi adesso giriamo un pezzo innanzitutto Mettiamo un drifter che pesca due e fa un sacco di cose comunque un 5-5 che non gestisci proprio benissimo Facciamo così, rimbalziamo questa eh, Poi questo, 3-4-5 Facciamo un muro mnemonico che riprende Ephemerate Ok perfetto Siamo partiti a casa G1 Allora Partita lunga Quindi si va con la calma Lui potrebbe avere Omen Quindi credo di metterle Relic E Doombringer Il resto non mi interessa particolarmente Forse teniamo Stonorn Anzi sicuramente teniamo Stonorn Togli Togliamo un paio di Prismatic Che non credo che siano del matchup Forse i Grazer tutti in me. Allora, i pezzi con iniziativa li vogliamo. Pulse of Murasa può essere comodo per fare una Recursion. Tagliamo uno Snap e un Oracolo. In realtà, Grazer lo vedo veramente forte in questo meta. Non so, a me piace. Però, cioè, io di solito adesso registro dopo le deck tech e ve lo dirò, ehm, che però l'avrete già sentito. Secondo me, Grazer in questo momento è più forte di Alborelf perché riesce a entrare, a fare una cosa, poi anche se muore perché ciampa. In realtà, il suo l'ha fatto senza troppi problemi. Andare a 5, sto matchup, non bellissimo, però vabbè. Posso dire che non è proprio brutta, sta mano. Sì, Pulso Fumurasa penso peggio di questo. Facciamo tre mana di secondo e ci portiamo un po' avanti. Lui ha mulligato. Anche lui, a noi serve il blu. Problema che stiamo riscontrando sempre quindi insomma lo, lo gestiremo prossimamente. Vai. Lui non ha di io sì, quindi insomma, va bene. Ah, il blu, perfetto, direi che ce l'abbiamo. Va bene, abbiamo tutti i colori. Prendiamo il blu, facciamo relic e vai. Vai. Certo cane, eh, fino a fine turno, vada. Sì. è questo così che almeno ce l'abbiamo salvato. Facciamo Seagate Oracle. E che prende un Ephemerate. Rimbalziamoci l'isola e passo. Abbiamo comunque tanto mana. E la possibilità di fare sia effemerate che Flicker. Credo che Effemerate sia meglio in questo spot perché non vedo target buoni per Flicker in realtà. Si, rimbalzi Spectrice. Che tanto non attacca. Va bene. Muoli Moss qua sarebbe fortissima. Se la possiamo pescare per favore, ma figa! Quanto siamo forti noi in questo gioco. Prendiamo questa. Forse devo appoggiare prima la No, vabbè, non credo che sia un particolare problema, vai pure. Però adesso se vediamo nei monicoli riusciamo a fare un altro giro di questa tanta tanta roba. È rimasto indietro di tanti turni. Dobbiamo trovare un modo per eh, gestire il nostro vantaggio mana. off andiamo fino a fine turno. Eh, ti mangio una carta dal cimitero. Questo è un modo. Allora, devo tenermi un bianco. Quindi 2, 3, 4, 5. Pesco 2. Ok, ok. Abbiamo un ottimo Ephemerit che rischia di essere bruciato da un edit... No, ok. A meno che non giochi gli snuff out, ma comunque non puoi tirarmelo. Direi che questo turno non prendiamo danni. Va bene. Qua, paro, paro e blinco con Effemerate, il nostro amico. Poi wow, possiamo fare un paladino qua. È perfetto. Always Shield, questo qua. Ok. Non è male questa cosa. Eh? 245. Ci manca del mana. Cominciamo da oracolo perché vogliamo sviluppare. Il fatto di fare delle terre. Ok, rimbalziamo questa. Oh, devo rimbalzare la terra perché ho counterspell. In realtà. Però fa niente per ora. Credo di passare e tenermi open Flicker ed Ephemerate numero 2. Questo non è un problema, in realtà se avevo Counterspell era meglio, ero più contento, devo ammettere questa cosa, però ho sbagliato a rimbalzarmi la landa, qua li facevo Counterspell su suo, facevo il mio, in realtà con il fatto che possiamo blinkarci il pezzo più spesso dei suoi non mi sento proprio ok, qua facciamo Flicker qui e qui, aspetta, Flicker qui e qui. Ok, facciamo effemerate su questo effimero qua sto cercando di andare avanti di mana ma non ce l'abbiamo fatta vabbè è entrato un drive prima cioè adesso qua possiamo fare Paladino anche noi. Andiamo a prendere una landa base. Tipo questa planes facciamo terra. A questo punto possiamo fare un altro drifter se tenendoci così magari Cazzo, ho tenuto aperta la terra sbagliata perché potevo fare i grazer e invece adesso non posso. Però teoricamente, dai volanti non perdo. Un grazer se ne può andare. Dai volanti. Ah, due carte. Mm. Credo oracolo. Dai volanti non dovrei perdere iniziativa a meno di cose strane tipo removal, vabbè, ma poi la dovremmo riprendere noi indietro. Ah beh, lui può fare paladino 2.0 Vai tra Ma su quello possiamo farlo anche noi Ma l'avevo detto che la partita era lunga Dopo noi possiamo fare Muro più muole acid moss Muro più effimeret più muole acid moss Che comunque Ok, allora Vediamo un attimo Cosa possiamo fare Facciamo terra poi facciamo Mnemonic Wall che riprende Ghost Flicker, yes, che fa Flicker qua e qua, tu triggeri, tu riprendi effemerate ok noi facciamo credo forge e mettiamo due segnalini qua poi facciamo effemerate qua sopra riprendiamo muoli acid moss ok yes e facciamo saltare questa basilica prendiamo una tree line e passiamo e un po' di roba l'abbiamo fatta direi vai direi che sto turno qualcosina l'abbiamo fatto Sì è stato un turno interessante, relica anche tu. Cazzo, anche a anche la forse, però fa niente, fa niente, dai. Siamo avanti di mana. Grande, ce la siamo portata a casa contro un altro degli imperatori. Sono molto, molto contento. Devo ammettere che era quello che più mi preoccupava tra tutti il matchup. Quindi molto bene. 3-0, questo mazzo incredibile, cioè. Il primo matchup sul draw, cioè il primo game sul draw. Vabbè, qua tengo in realtà, siamo, ci portiamo sempre comunque avanti di un mana. Quindi va bene. Perché noi facciamo Rhindbound di prima tappata, se non pesco meglio. Poi stappiamo, facciamo. Prendo mana Chamber, faccio False dalla mano. Vediamo cosa. Ok. Comunque non è pazzesco Cioè non è la terra che volevamo Per fare quello di primo Però va bene va bene Non c'è problema Adesso abbiamo tutto il blu del mondo in mano eh. Colgaridrat Lui potrebbe essere BG cose E qua anche in questo matchup Secondo me Muol e Acid Moss Ci tornano veramente utili Facciamo Simi Grow Chamber Che rimbalza questa Facciamo Grazer la Rifacciamo questa Siamo avanti di un mana Fai pure mm. Abbiamo quattro mana al prossimo turno. Lui si è fermato. Grande. Ci manca un mana per fare iniziativa. La facciamo il prossimo giro. Tocca a te. Siamo contro BG iniziativa secondo me. Beh, vabbè. Il suo l'ha fatto. Come ci piace dire. Grazer. Più carta più forte del Magic. Il suo l'ha fatto. Sì. Noi possiamo fare terra. Rischiamo di prenderci un removal, anzi quasi sicuramente ce lo prenderemo. Però abbiamo il bianco Per poi fare il prossimo pezzo con iniziativa e comunque abbiamo una buona recursion con Pulse of Murasa e Mnemonic Wall. Quindi va bene. Sì. Morto. Ci piglia l'iniziativa lui. Va bene. Faremo scry 2. Non è una partita veloce come nessuna con questo mazzo. Azza, aveva letto il nostro pulso of Murasa? Fa strano. Bravo lui, ma. Qua facciamo Goliath. Siamo open di due colori. Andiamo sull'hostwell. Scryiamo direi. Eh, allora, non mi dispiacciono. Tra l'altro dopo posso fare Goliath ancora. Facciamo top, che non voglio perdere gli endropi. Ah, sbagliato, cazzo. Devo mettere sopra la landa, in realtà, per, come, per quello che ho pensato. Però va bene, non c'è troppo problema. Perché se passiamo adesso questo turno... Eh no, dicevo, senza perdere l'iniziativa, poi facevamo Rinocerontino. Ed eravamo ok. In realtà noi qua facciamo paladino, prendiamo iniziativa, facciamo il token tesoro, abbiamo counter spell open che va molto bene. Ok. Facciamo tac 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 tac, paladino di nuovo. Vado su stash. Aspetta. Stash facciamo Counter Spell Open Vai Counter Spell Open non è male Lui deve tirarci sopra due removal Noi poi comunque abbiamo una recursion Ah no va che bello Un Counter Spell qua Noi poi facciamo terra Rino e non perdiamo più l'iniziativa per due turni Ok, qua facciamo un. Anzi, no, beh, questo muore da da ratti senza troppi problemi. Non, aspetta, però posso anche fare muro. E counter e prendere i counter spell. Muro. Ok, prendo counter spell. Yes, tocca a te, vai. Beh, questo cosa, Tutto il mio board muore in realtà senza troppi problemi perché comunque poi con Pulse possiamo fare cose. Ok, vediamo cosa giro. Ora con l'oracolo Paladino. Secondo me, Paladino non lo togli mai. Con Ratti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui è un 9. Poi comunque, tutoriamo Landa che ci fa sempre molto comodo. Ok, va che bello. 1 2 3 4, via questa. Eh, muoio acid moss, secondo me, carta della Madonna in stometa, meta, però. 1 2 3 4 5 6 7 8, potenzialmente lui non muore. Guarda, anche no. Eh, new order, ok. Mi vado a prendere un altro bianco, passo. Poi possiamo fare pulse, riprende muro, che riprende pulse. Quindi va molto bene in realtà. Finché non fa bounce è inutile riprendere spacchino Eh ok, non è un problema gigante tanto cioè, va bene, possiamo fare anche guarda adesso faccio l'hostwell e scraglio 2, secondo me sotto sotto facciamo 2 3, 4. Salti la combat. Che mi sembra una cosa importante. Cerchiamo di andare avanti col mana. Ce la facciamo perfettamente. Questa che batte questa qua. Passo, vai. Tu hai una carta in mano. Credo che vinceremo di iniziativa. Lui il suo l'ha fatto, quindi. Va bene. Ok, ok, questo è buono per me. Può resettare ancora il bordo con Cryptrace un paio di volte, però adesso cominciamo a fare forgia con questo. Io prendo Pulse su un mnemonico cioè faccio Pulse su un mnemonico da 18 che comunque è buono qua come il time fra ok ah, facciamo che tu devi attaccare per forza al prossimo turno tanto il tesoro in questo spot non credo mi serva particolarmente ed è arena giusto e così io poi pesco anche una figurina tu attacchi per forza va che bello allora facciamo 2 3 4 5 muro che riprende pulso fumurasa yes vai vai pure hai una carta in mano. Adesso fai va bene. Eh, ok, non un problema gigante. Tanto comunque abbiamo Pulse che riprende all'infinito muro che si riprende quindi non c'è troppa fretta. Lui può riprendere con Blood Fountain il suo topo, ma rischia di morire prima di noi del suo stesso trick. Certo. Sì. Turn off, turn off. Questo è, una, è proprio una brutta cosa, se posso dire. Beh, qua riprendiamo lui. E va bene, ho perso qualcosa. Questo è una brutta cosa vera. Eh? Però fa niente, dai. Facciamo archivio e pesco. Archivio e pesco. Facciamo 1 2 Facciamo un muro ad Minchiam. E lo proteggiamo con due rimbalzini. Vai. Comunque, poi facciamo di nuovo questo coso che non è male. Ah, cazzo, Chainer Sedict. Che, che cosa brutta. Mm, non ci ho pensato. Adesso ci ruba iniziativa. No, non voglio perdere questa partita. Mazzo, mi raccomando. Dai, che se peschiamo una, una roba che fa value, minchia, lo mandiamo su Marte. Dai. Allora, due paladini, però, ci sono andati. Tre paladini. Mm. Ero quasi contento, vediamo di non perdercela. Va bene. Cazzo, Prismatic Strand dovevo pescarla prima. Vai. No, eh, mazzo, per favore. Qua non preveniamo i danni. Mi ero scordato completamente del suo Cenercedict. Aia. Molto Malox, posso dire? Aia. Sì. Un altro coso, ok. Che ha Trampol, tra l'altro. Possiamo pescare qualcosa che ci fa value, mazzo, per favore. Menchia. Vabbè, dai, andiamo a G2. Andiamo a G2. Saidiamo in Relic e Stonorn Dignitary. Che sbatti. Doppio snap. Che non mi sembra facciano impazzire. I muoli sono tutti forti. Un oracolo. Counter spell. No, togliamo gli, gli snap. Che tutte le creature che ha fanno vaglio. Quindi, insomma. Dai, non voglio perdere da sto mazzo, ho vinto contro mazzi più forti. Mm. Non è male sta mano, eh. Facciamo un keep, Devo buttare via tipo l'Arctic Triline. Terra Relic, vai. Vai pure. Fino Finale step. facciamo che tu così almeno ho il target salvato facciamo questa vai Il prossimo turno possiamo fare drifter che pesca 2 per andargli sopra di carte non, non ci vedo niente di male Avenging Hunter molto carino Bello anche Fimerit, Peccato che l'abbiamo pescato dopo. Vabbè, Buon Bajui. Va bene. Facciamo Santuario che rimbalza la foresta. Vai. Eh, deve fare una Bounce Land lui perché questo sia buono secondo me. In realtà va bene lo stesso perché poi ci permette di fare Avenging protetto. ma Gioca Bog, tanto quanto. Ma forse gliela taglio. Taglio proprio questa perché così non se la bounza, Non mi sembra male. Eh. Qua il doppio, blu, il doppio blu non ce l'ho, quindi ti tolgo lei. Togli il verde relativo, secondo me. E prendiamo un altro blu, facciamo terra e prendiamo un terzo blu o no, un bianco adesso vediamo un bianco e vai pure tocca a te sì. che prima se non avesse avuto quel top deck di Bojuka Bog vincevamo noi secondo me proprio senza strapensarci va bene, guarda, ok. L'unico problema vero è se ha tipo un editto che non mi convince di fare questa cosa, che se ha un editto Ne facciamo 2, 4, 5, eh, però non abbiamo, non abbiamo un altro blu, quindi aspetto, non c'è frettissima. Facciamo questa, rimbalziamo questa, vai. Sì, vai. Va bene. Dopo abbiamo 2 4 5 con non è vero. Non abbiamo comunque doppio blu, devo prendere blu con broker side out. Eh sì. Clean up, va bene. E eh, questo non è male, però siamo sempre sotto editto. Aspettiamo un altro turno, abbiamo doppio blu open. Non ho fretta. Il matchup non si risolve in fretta questo. Sì. Sì, guardato vai allora qua secondo me gli faccio spaccare bombetta Ok, voglio fargli sprecare 4 vite e un removal in più. Va bene. Facciamo questo. Devo fargli mangiare anche queste due, in realtà. Ho sbagliato. Terzo effemerate. Ok. Niente bombetta sprecata per te. io ho buttato. Ne ho lasciato al cesso due. Vabbè, lui non credo che riprenda dal cimitero. Gli istante le sorceri. Doppio snuff out se n'è andato, però. Va bene, dopo andiamo noi in iniziativa. Protetto. Eh, se pesco una landa mh, stappata, sia da effemerate che da counterspell. Che mi sembra una roba, non è una landa stappata. stiamo pending counters per questo punto. Vai. Non è vero, qua prendo un bianco. Ne abbiamo sia Efemerit che che non ci pensavo. Vai. Counter spell. Se voglio fare Strengths, prevengo i danni del verde. Lo so che c'è questo, eh. però è figa quanti removal devi Devo stare open sopra removal sbaglia tutto sbaglia tutto Flavio Flavio sbaglia tutto ok ok mm -hmm. allora Tonorn non è pazzesco ma non è neanche male. 5, facciamo un mnemonic wall. Che riprende targhetto ephemerate. E se mi fa qualcosa di risposta, allora, prendiamo ephemerate. Ok, allora, un altro Remover. No, fai bombetta. Noi facciamo effemerate qua in risposta così dopo abbiamo doppio effetto cioè un, un paio di cose prendo Ephemerate lui ha l'iniziativa che non è proprio il massimo della vita dobbiamo cercare di recuperarla noi siamo pieni di di, di di bounce effect che cioè scusatemi sì di di blink effect come se non ci fosse un domani Il problema è che lui ha l'iniziativa E dobbiamo prenderla noi Sì vado a 10 1 2 3 4 5 6 7 Minchia Eh la madonna No vabbè così è Così è proprio dura Questo matchup non riesco mai a giocarlo Ma mai eh Cioè non che dici ci provo Proprio mai eh, ok non possiamo tirarlo Penso che sia GGVP per lui. Sì, confermo. GGVP, peccato, abbiamo perso contro sto mazzo. Ma credo di non aver giocato la partita. Mm, non mi sento di aver fatto giocate sbagliatissime. Forse ho fatto un undervalue G1. Ma non penso perché se non topdeckava quel, quel Bojuka Bog, non perdevamo mai, mai, mai. A proposito di Bojuka Bog, vi, vi raccomando, seguite i Pod come sempre su Spotify. Vi faccio questo kindly reminder. Vabbè, 3-1, onesto. Punto a fare 4-1 ci sto, vai siamo 3-1 vogliamo vedere se riusciamo a fare 4-1 questa mano è ok quindi la teniamo Partiremo dalle due terre che abbiamo in mano evitando di fare brook side out ok siamo contro botti interessante facciamo terra passo molto interessante perché è un matchup che va sempre testato per capire quanto vale un mazzo, dove si può andare a toccare. Okay, lui in mono landa, molto bene per noi in realtà. Coiling Oracle che gira una landa, va benissimo, ci porta avanti. Il prossimo turno facciamo un altro oracolo in tu santuario. Qua possiamo anche tradare senza troppi problemi. Vogliamo prendere meno danni possibili finché non riusciamo a impostare una nostra. Race, diciamo. Ok, un altro. Quindi facciamo oracolo, vediamo cosa giriamo. Muore che non pazzesca, però in realtà lui ha saltato un land drop. Noi se avremo la possibilità, ciamperemo alla grandissima. Potremmo, potevamo fare anche Simic per avere Open Counter Spell Vabbè io qua ciampo di brutto proprio Non vede la landa, quindi una... No, la vista. Hmm, la vista Beh, noi adesso ragioniamo su cosa fare Ok, champ gigantesco Ok Uh, va che bello Allora noi, qua, possiamo fare Il terzo oracolo. Secondo me. Ok, che ci porta avanti di una landa. A questo punto, possiamo fare Broker side out. Che va a prenderci Il bianco. Ce l'abbiamo. Credo di prendere il secondo blu. Che abbiamo Counter spell in mano. Facciamo. Arboreal Grazer Che porta una Simic Roach Che rimbalzerà Ma Credo quest'isola senza troppi problemi Vai Doppio c'è blocco E pezzi che tutti hanno fatto il loro Ok C'è cioè, un blocco potenziale In realtà uno in meno l'abbiamo perché c'è Coiling ora, co Cioè scusate c'è Lava Dart quindi insomma. Ok beh, Forse posso prenderli tre che, beh, li prendo sicuramente 4 ok 2 3 4 5 Posso fare lui con dietro Counter Spell 2 3 4 5 Faccio paladino No, ho pagato uno in più Abbiamo Counterspell e Flicker dietro. Ok, mi sembra un buono spot, vai pure tocca a te. Mm. In realtà è Counterspell o oh, Flicker. Ha tre carte in mano. Ok. Ok. Facciamo su di te. E su di te. allora ho detto flicker qui e qui vediamo se un altro botto instant in mano forse devo fare la risposta al prima volta no ok va bene questa ha perso il target ok sono anche disponibile a prendere sto danno no in realtà adesso tanto facciamo forge e puntiamo due segnalini qua sopra è un 5-8, 8 sono tanti. Devi fargli... No, Galvanica non funziona più. Beh, fa culdota, cool ok. Non abbiamo più Counters per purtroppo, quindi rischiamo di perdere l'iniziativa al prossimo turno, a meno di non trovare qualcosa di incredibile. Arena, potremmo decidere di far attaccare per forza questo invece di fare trappola. Godiamo lui. Ah, ups. Vabbè sì, spaghiamo yes, due vite. No, sbagliato. Uh, che bello! Ah, però è fa niente 2, 3, 4 Abbiamo sprecato un po' un gold però eh, capita. Mm, credo di voler tenere doppio blu open 2, 3 e 4. No, credo che doppio blu non ce l'avremo mai open. Facciamo così Prendo questa terra, ma non fa niente, allora facciamo tac, tac tac, stoner Dignità tocca a te. Salti la combat, potevo attaccare tranquillamente con il mio simpatico 5-8, vigilanza. Siamo a 12, non dovevo evitare di, di targettarlo. Vabbè, scattiamo una figurina. Sì Siamo a 11. Dobbiamo stare attenti a sta roba Dobbiamo trovare pulso fumurasa Archivio Pesco una figurina bella Beh quella è bella effettivamente Allora Tac 4-5 Casto questo ok allora noi facciamo terra e facciamo 2, 4, 5 faccio secondo di questi ok facciamo grazer e grazer si porta dietro questa, tocca a te vai pure 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, va bene. Un altro cooldotter e birth. E lui pesca una figurina. Ok. Vediamo un po' se mi togli un blocco. Hai una carta in mano. Hai un lava al cesso? Sì, quindi. No, beh, i blocchi con lava non me li togli. Che i coiling ora li ho tirati. Tuttissimi. Oh, ok. Riusciamo a risolvere questa cosa che è una ficata. Secondo me facciamo un maul drifter, che vede un effemerate. Poi possiamo fare questo. Altro drifter. 1, 2, 3 4 e 5. E mnemonic wall. Molto carino questo mnemonico, ma molto carino questo prismatic strength. Allora cominciamo ad attaccare. 11. A questo punto facciamo. Io voglio doppio blu, quindi 2, 4, 5. Facciamo un Muro Mnemonico che prende Ghostly Flicker. E abbiamo vinto la partita. Ok, perfetto. G1 ce la siamo portata a casa. G2 vediamo di mettere delle carte. In realtà non sono sicuro che Weather the Storm sia la carta che vogliamo per questo particolare matchup. Secondo me vediamo... C'è il pezzo... Ah, cazzo, ho già cancellato quel mazzo lì. Mmm... Honorable qualche cosa. Ah, sicuramente i pezzi da blinkare sono più forti, eccolo qua, tipo questo Honorable Scout, forse è meglio di Weather The Storm in, particolare, in questa particolare shell, non lo so, può essere, non sono così sicuro, ma può essere via muore Acid Moss che non sono del match matchup. Abbiamo messo doppio weather e Stonorn. Secondo me togliamo anche Snap che non mi fa particolarmente impazzire. Mettiamo le Hydroblast al posto dei counter spell. Stavo per scordare Hydroblast. E togliamo gli snap. Secondo me gli snap sono brutti in questo matchup. Proviamo così. Già a casa, portarsi a casa G1 non è male. Ah, questa mano carina perché c'è Pulse che riprende drifter. Un po' lenta però sul draw soprattutto. Lui ha tenuto a 7. Ok. Keep. Qua... Allora faccio questo di secondo. Tolgo Stoner Dignitari. Ho tanti blocchi che fanno quello che devono. Per ora tolgo Stoner. Non so se è una buona idea o no. Però... Teoria comunque faccio un 1,3 di secondo che... Allora, già lo 0,3 potenzialmente para questa di secondo. Senza, cioè faccio, avendo fatto il suo ok gioca lava lavadart quindi coiling oracle lo valutiamo sì ma non esageratamente di solito in modern quando parti di questo la gente non è contentissima perché deve tirargli un botto sopra per toglierselo oppure beccarsi un blocco buono via questa già rimbalziamo e poi dopo la rifaremo Recuperiamo lo svantaggio. Che è un po' quello che deve fare Grazer in questo matchup. Doppia. Ok, credo di fare 1-3. Perché lui è monolanda. Quindi insomma, Uh Hydroblast. Non male, facciamo 1-3. Le lande mi servono. Però ce l'ho per il turno dopo. Prendo la seconda Hydroblast. Vai, forse ho sbagliato. Devo prendere la landa eh? però non era una landa che mi serviva particolarmente perché è un'altra verde fosse stato di un altro colore presumibilmente andavo sulla landa sì con l'ingoracol cerchiamo le terre si sì, qua mi rimbalzo foresta rifaccio foresta vai tocca a te Ok, doppio blu ce l'abbiamo. Quindi dopo possiamo fare 1-3 più Hydroblast. Eh, questo sarebbe. Sapevo che ce l'aveva in mano, questo sarebbe stato forte da tirare Uh, che bomba! Ci sta girando solo carte belle, però. Ok, 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 facciamo Seagate Oracle. Prendiamo Arctic Tree Line e facciamo questa. Passo. Ci stiamo settando decisamente bene con lui in Monolanda. Abbiamo recuperato la sua. il suo vantaggio mana e lui è poi è rimasto super indietro. Ok, ok. <coughs> sì, certo. Che ci proponi? una combat wombat va bene guarda allora il nostro grazer ha fatto quello che doveva e credo che un 1-3 si possa immolare qui davanti se fa cose tipo un botto idroblasto questa ok perdiamo 4 vite e un arboreal grazer ma insomma non mi sento troppo sotto insomma ok sì, Perdo il mana. Avrò open anche Prismatic strength dopo, quindi va bene. E weather the storm, attenzione. Ops, ho sbagliato. Facciamo questa e attacchiamo con uno passo. Dobbiamo trovare un pezzo bianco per avere il flashback. Però non mi sento particolarmente indietro. Sì, questo entra senza problemi. Ok, secondo me quella monastery morirà. Ok. Va bene. Oh, ce la siamo portata a casa. 4-1, super onesto, devo ammettere che sono abbastanza contento della cosa e bene così direi allora voto allora avevo, vi ho parlato durante la uh, diciamo di mettere due removal ma secondo me non servono in realtà ci sono da migliorare questi due slot che adesso in realtà ci ha vinto una partita quindi boh non saprei che l'altro ne avrebbe guadagnati 4 quasi ne ha guadagnati 15 forse Weather the Storm è comunque più forte il mazzo mi ha è, mi è super divertito secondo me è veramente forte e sono convinto di tutte le cose che vi ho detto nella deck tech. Voto per il Gaddon, non lo so perché ci manca affinity, ma contro Mono Monoled ce la siamo cavata benissimo. Quindi io vado su un, un sarà perché è una mia mezza breu, ma vado su un 7 tranquillamente. Le partite sono tutte lunghe. Però quindi, mindset per giocarle proprio dovute, con la calma proprio necessaria per arrivare in questo